Parte un nuovo servizio di Funny Moon e quest'oggi avremo il battesimo della nostra qui presente Franceschina. Emozionata? Devo dire un pochettino sì, però mi ritengo molto fortunata perché come battesimo abbiamo scelto, insomma, un evento in cui mi sento veramente a casa. A casa, diciamo, il suo mondo, nella magia del luppolo, ragazzi. Siamo qui infatti all'Eur, più specificatamente al Salone delle Fontane, dove per 3 giorni questo quartiere ospiterà l'Europe, che è un festival internazionale delle birre artigianali, dove infatti il Salone delle Fontane alle nostre spalle ospiterà più di 250 spine, quindi è il pub più grande d'Europa per questi giorni praticamente. Ce n'è un altro più grande? Ma questo non te lo posso, sono troppo impreparata su Come questo, no? Peccato. Dai, facilissimo. Peccato purtroppo. C'è uno che si trova all'estero. Ma, un evento più grande? Certo, non ci sono mai stata perché pure mi piacerebbe molto. Stiamo parlando dell'Oktoberfest, ovviamente. Guarda, piacerebbe anche a me, però chissà, magari Vabbè, sarà. Ma anche qua in Italia non ci facciamo mancare comunque. No, non ci facciamo mancare, però eventi, dai, sarà un sogno magari andarci magari un domani. Un giorno, tutte birre tedesche, insomma. Per il prossimo anno ci arrangiamo. Per il prossimo anno magari ci ingegniamo qualcosa, una macchina. Per adesso ci accontentiamo dell'Europa. Dell'Europa, che comunque niente male. Ok, andiamo a scoprirlo assieme. Eccoci qua all'interno dell'Europa, Francesca, finalmente ti posso cedere lo scettro e farti fare il tuo primo servizio. Fantastico, grazie Ettore. Sono che adesso pronta. Ti lascio da sola, no? Perché scusa, te dove vai? Io vado a bere, mi sono già anche vestito per l'occasione. Cioè, io non senza parole, bro. Però sai che c'è? Tanto una birra la rimedio, pure io in qualche modo riesco a fare. Ed eccoci qua, ritornati nel cuore dell'Europe. Ci siamo subito imbattuti in questo pilastro della birra, diciamo, della provincia di Roma. E siamo appunto qui con Andrea del birrificio Ventoforte, che vedete alle nostre spalle. Andrea, dici un po', non è la prima volta che Ventoforte è qui all'Europe, com'è ritornarci, come sono state anche le scorse edizioni, perché ricordiamo che questa è la quarta edizione dell'Europe. Che dire, Europe sicuramente è uno dei festival più rappresentativi, se non, anzi, sicuramente il più rappresentativo e più importante, credo, in Italia. Il movimento sta crescendo, l'affluenza aumenta, la conoscenza delle birre da parte degli avventori aumenta, diventano sempre più esperti, hanno sempre richieste più specifiche, si appassionano sempre di più, chiedono le varietà di luppolo. Tipo la richiesta più strana che ti fa un cliente medio quando giunge al bancone? Ma io al bancone ci sto molto poco perché tendo a essere un po' più non in prima linea a spillare. Però richiesta più strana? Magari non ci stanno richieste strane, ci stanno magari degli sbagli, tipo indicare i nomi delle birre, fammi una pale ale, una pale ale. Sono errori comuni tra gli italiani che si accostano. Poi quando lo fanno ai birrifici stranieri, questo errore. No, vabbè, però là bisogna sempre parlare in inglese. Ovviamente qua adesso ci sono birrai stranieri, birrifici stranieri che non parlano italiano, quindi comunque uno deve approcciare in inglese. Invece tu cosa ti stai bevendo? Io
Spiegaci. Sto proprio, ironia della sorte, sto bevendo proprio una pale ale, una pale ale. E niente, no, è una delle birre caratteristiche che produco io, insomma, di influenza anglo-americana, e questo nuovo genere che sono pale ale e IPA ancora di più. E sono queste birre caratterizzate dalla forte luppolatura e quindi da una importante aromaticità che dà molto al luppolo, da aromi di frutta, erbacei, profumi, fiori. È bello, è profumato e piace. Da dove è venuto il nome Ventoforte? Anche molto appassionata dei nomi, delle etichette, dei brand. Perché questo? Il nome Ventoforte deriva dal fatto che, diciamo, che è stata mia mamma a suggerirlo. E io sono molto appassionato di mare, surf, kitesurf. E siccome ogni volta che ci sta vento forte io sono in mare, cioè perlomeno ero, adesso passo molto più tempo a fare birra, e mia madre mi suggerì in un'occasione in cui non ero contattabile, avevo 50 chiamate senza risposta, mi disse, quando risposi al telefono a fine giornata, ma che fine hai fatto? Guarda, sono al mare, ci sta vento forte, chiamalo così il birrificio, vento forte. Tra tutte queste, anche se comunque le spine sono 6 più una pompa, quale consiglieresti tra quelle che presentate questi giorni? Ma io le consiglio tutte, perché una in particolare. Una in particolare? Una figlia, una preferita, una cocca di Tutte le mie birre mi piacciono tutte, nel senso, io non ho una birra preferita, però a me piace bere molto leggero, perché mi piace bere tanto, quindi se bevessi molto alcolico mi ubriacherei subito. Mi piace molto la Session, che è una birra che fa 3 gradi e 8, ed è proprio Session, deriva da Session Beer, da sessione, una birra di cui uno fa una sessione di quella birra, esci, bevi solo quella fino a che non sei abbastanza in forma, insomma. Che dici? Grazie alla tua presenza qua posso richiedere un assaggio di questa Session IPA? Sicuramente. Leggera, leggera, beverina, beverina. Mi sono ritrovata qui tra due colonne portanti dell'Europe, ovvero organizzatori logistici nel caso di Luca e artistici nel caso di Emanuele, a cui ruberò un po' qualche informazione in più riguardo questo festival. Cominciamo per esempio da Luca, questa non è la prima edizione ma è la quarta, parlaci un po' dei numeri di questo festival, delle differenze tra le edizioni, insomma, a te la parola. Ma quando siamo partiti con Emanuele era praticamente una scommessa, non esisteva un evento del genere in Italia, e proprio per questo, visto che il mondo della birra artigianale si stava espandendo in maniera incredibile, soprattutto a Roma, abbiamo detto, ma perché non fare una cosa del genere, che inizialmente sembrava appunto una pazzia. Primo anno eravamo un po' disorganizzati, ma ci sono stati dei risultati incredibili, e ogni anno chiaramente siamo andati migliorando sia dal punto di vista dei numeri che dell'organizzazione e soprattutto della qualità. E diciamo che poi quello che interessa, oltre ai numeri che sono appunto altissimi, è la tipologia di persone che si avvicina a questo festival, perché non dobbiamo dimenticare comunque che un festival di birra artigianale ha bisogno non per forza di esperti degustatori, questo assolutamente, anche se sono presenti ovviamente anche loro, perché qui c'è il top della birra, addirittura possiamo dire a livello mondiale, quanto di gente che si avvicina al mondo in maniera abbastanza consapevole, perché andare a bere tanto per bere, insomma, e poi fare quello che magari non bisognerebbe fare è una cosa sbagliata, invece bere consapevolmente, soprattutto avvicinandosi alla cultura e all'artigianato, in questo caso birrario, è una cosa molto importante. A Emanuele chiedo, che birrifici ci sono, come li hai scelti? E Europe nel senso europeo, però ho visto andando qua in giro che non è proprio così, perché ho visto America, Hawaii addirittura,
Perché? Beh, innanzitutto è una scelta che fa parte dei 15 anni di lavoro che abbiamo fatto noi con il locale nostro. E è una ricerca che arriva non solo dall'Europa, ma arriva a livello internazionale, anche mondiale. Cioè, noi abbiamo comunque coltivato rapporti con vari birrai nel corso degli anni, in epoche che insomma non erano, dove la cultura della birra artigianale non era così sviluppata, insomma, quindi abbiamo cercato, siamo forse privilegiati in quello, perché siamo riusciti comunque a ottenere contatti in epoche con dei birrai che magari all'epoca facevano birra per passione, non tanto come al giorno d'oggi dove si fanno le cose, anche e soprattutto perché va molto di moda questo settore. E quindi ecco, diciamo che è un frutto di una ricerca che abbiamo fatto in tutti questi anni, che comunque ci ha portato a scoprire un po' diverse realtà a livello mondiale, ci ha provato il fisico in una maniera non indifferente nel corso di questi anni. E bene o male, niente, è tutto là, è un frutto di amicizie più che altro, è un frutto di rapporti umani che ci sono creati fra noi che vendiamo la birra e i produttori stessi. La birra migliore quest'anno, qua. Io. Secondo voi, ovviamente, lui io. Già ce l'ha. Dai. Ma la birra migliore è un po' complicato definirla, cioè sceglierla. Io andrei più sul birrificio, perché poi alla fine è importante, molto importante quello che si cerca di far passare, è molto importante che sia il birrificio che fa un lavoro nel corso degli anni, durante un anno specifico, anche perché durante un anno si può lavorare meglio che negli anni passati o negli anni successivi, che va riconosciuto. E se parliamo di Italia, sì, forse tocca al matto, probabilmente il birrificio che preferisco. Per quanto riguarda la selezione che ha fatto Manuele, straniera, a questo evento, probabilmente possiamo, ma forse perché è stata una novità, possiamo parlare di Maui, birrificio che viene dalle Hawaii, che è stata una novità incredibile. Sto assaggiando tutte le loro birre e sono veramente incredibili. È il tuo turno. Non ho un mio preferito, ecco, però diciamo che comunque alla fine sono rappresentati al meglio un po' tutti gli stili della birra attuali, cioè, quindi comunque alla fine diciamo, ecco, che forse ha una preferenza fra gli italiani magari per delle birre un po' più luppolate come Hammer o Ventoforte, che sono un po' attualmente cavalli di battaglia nel momento stesso del momento della birra italiana. Però diciamo che preferisco un po' tutti, non voglio dire... Non va voglio bene, dire insomma, preferenza. Ci piacciono tutti come è giusto che sia. E opinione di Luca comunque porta avanti l'Italia, quindi io ringrazio... tantissimo Manuel e Luca e continuiamo il nostro giro. In the soul of our heart there's a place that is beating loud like a drum that is still undefeated. We live on a dream of the things we believe in, made of blood and steel and stone.